segue, perché stiamo facendo questo percorso, ma mi sembra bello potervi citare giusto un passaggio che Ricker fa e che ci ha confortati nelle scelte che abbiamo fatto in questi ultimi mesi, quando dice: oserei dire che Emanuele Mounier è stato il pedagogo, l'educatore di una generazione come Peggy. Quindi da Peggy siamo passati a Mounier, stiamo passando per Ricker, perché no, quindi potremmo terminare, se i tempi ce lo consentiranno, non se non vai, perché sarebbe questo il percorso, il contributo che possiamo dare a questo convegno di Firenze. E ancora mi sembra bello che il ricordo in questo articolo che ha citato la professoressa Francesca Brezzi, lui parla di questo debito che ha nei confronti di Mounier, parla proprio del debito, che tutto ciò è il debito verso Emanuele Mounier. Quindi tutti quelli che hanno trascurato gli interpreti un po' più laicisti, che hanno voluto fare di Ricker un affiliato di scuola, non è possibile. Ricker passa attraverso anche Emanuele Mounier e passa in questo filone di ricerca, pur avendo un'apertura a 360 gradi su tutta la filosofia contemporanea a lui. Allora, continuando il percorso, siamo arrivati alla relazione, dal realismo alla relazione, e nella relazione questo ritorniamo a quell'io da cui siamo partiti, perché chiederemo alla nostra amica Daniela, di Daniela ci sarebbe da parlare a lungo, ci sarebbe da parlare, perché diciamo, vi dico un particolare, tanto per sollevare un poco il clima. Stavamo preparando il convegno del 93 qui a Teramo, e io avevo scritto a Ricker se desideravo che invitassi qualche relatore che lui desiderava che ci stesse. E mi citava un certo Scobbiano, un certo Francesco Brezzi, e poi diceva Marco Berardino. Il nostro Marco Berardino gira nelle varie università, non trovavo nessuno che avesse scritto qualcosa che si firmasse Marco Berardino sul Ricker, e alla fine io ho ripreso il telefono, ho chiamato e ho detto: ma chi è questo Marco Berardino? Daniela, ma ecco, era Daniela che lui voleva assolutamente ci fosse in questo nostro convegno. E quindi vi dico, particolare per dirvi anche il legame, perché quando veniva a Roma spesso era ospite della famiglia di Marco Berardino, Daniela Iannotta, e qui salutiamo anche il marito presente Nicola. E così Daniela ha fatto un lungo percorso, perché forse a seguito di Nicoletti, anche con Nicoletti, io mi trovai là, una volta che ho conosciuto a Chateauneuf Malabry proprio a casa di Ricker, ma poi ne è diventata la traduttrice anche ufficiale, cioè tutti i vari interventi che lui faceva a Napoli, li traduceva Daniela. I libri maggiori sono anche come la nostra, Marco Storia Lupi, cioè le opere fondamentali sono state tradotte da, ma non è solo traduttrice, perché poi ha dedicato a Ricker anche diversi lavori, sia in volumi collettanei, ma io voglio citarvi semplicemente I latini dell'apparenza, La reciprocità del differire, poi Ricker un maestro per i nostri tempi in piedi, La chiesa del pensare, con Ricker l'essere della vita, con Ricker il dialogo, cioè dovremmo continuare. Per dirvi che oltre a essere studiosa è stata amica, e questa amicizia che torna tra le persone che hanno studiato Ricker ci danno due indicazioni. Una indicazione di metodo è l'amicizia che aiuta il pensare, che
che è un aiuto di confronto, che ci dà anche la pista e soprattutto la seconda pista che costruisce le relazioni, perché dalla relazione, in quel socius che ha citato la professoressa Prezzi, c'è un anticipo dello Shaken, di quello ciascuno, perché lui dice che appunto ci sono due vie di approcciarsi all'altro, una è una via più via amicale, ecco, due prosceni, e un'altra è una via più istituzionale, che poi chiarirà, quindi diciamo, io credo la parte anche che Daniele ci approfondirà, questo rapporto con l'istituzionale, cioè richiede forse una aggiunta alla ricerca personalista, perché la ricerca personalista si era fermata all'io e al tu, e alla comunione tra l'io e tu in noi. Richiede ci porta a questo allargamento verso la istituzione, perché dice il cinese, mi pare di ricordare qualcosa di questo genere in un passaggio, dice il cinese che io non incontrerò mai, ma io non gli devo niente a questo cinese, o io ho delle obbligazioni anche verso, ma come ci arriverò mai personalmente? Attraverso le istituzioni. Ma la parola a Daniela. Grazie di essere qua, grazie agli amici di avermi chiamato a portare testimonianza. Per me effettivamente la testimonianza su Richard è qualcosa che mi tocca nella carne, come diceva appunto Paul. E vorrei intanto chiarire, mi era stato chiesto di soffermarmi su reciprocità e perdono. E indubbiamente reciprocità e perdono vengono attraversati da Ritter da un punto di vista istituzionale. Ma perché istituzionale? E qua mi vorrei un attimo ricollegare a quanto abbiamo ascoltato prima. Perché per Ritter collegare la teoria e la prassi, l'abbiamo proprio appena sentito, significava proprio questo: essere rigorosi ma vivi. E allora vorrei, prima di addentrarmi nella lettura di queste categorie che ci portano ad affrontare temi difficili e particolarmente pregnanti per il cristiano, vorrei dire reciprocità e perdono, sono effettivamente, e anche perché Richard poi li affronta attraverso la via del pensare altrimenti a partire da ciò che lambisce la filosofia senza essere filosofico. Ricordo ha sempre tenuto, come sanno gli studiosi, quasi astiosamente distinto il registro del filosofico dal registro del religioso, lasciando al registro del religioso il compito dell'esperienza personale e non quello, diceva, cripto-teologico, di rispondere alle aporie che la filosofia lascia insolute. Ma questo non significa che non si può pensare a partire dalle categorie del religioso. Perché? Perché il religioso ci porta a riflettere su categorie quali appunto, adesso abbiamo il perdono perché lo dobbiamo trattare, insomma la compassione, l'amore, la carità, l'amore ai nemici, vedremo che ruolo gioca, che effettivamente ci costringono a pensare altrimenti, cioè ci costringono a capovolgere lo sguardo abituale che noi abbiamo nei confronti della realtà. Dunque, non il religioso che risponde alle aporie facendo un lavoro né filosofico né teologico, ma il religioso che dà a pensare. In questo dunque io penso che Ricard sia un maestro per appunto i nostri tempi conflittuali di impiedi, un maestro perché avendo percorso con una parola che riflette efficacemente e agisce pensosamente, ha attraversato tutti i campi, tutti. Allora vi dicevo, consentitemi da una parte una testimonianza personale, intima, forse inadeguata, però sarà veramente breve, ma proprio per entrare nel cammino della reciprocità. Ebbene, anche Francesca ricordava, anche Giorgio
fondamentale dell'umanità di Ricoeur fosse quella del rivolgersi all'altro, non in quanto figura istituzionale, lei non sa chi sono io, no? All'altro, il professore, il giudice, l'avvocato, no, l'altro è l'altro. E dunque, proprio su questo riconoscimento dell'altro, si instaura poi quel livello di reciprocità che ha consentito l'amicizia tra una piccola studente, non so, grossa, ma insomma voglio dire, piccola studentessa, perché l'ho conosciuto nel 71, stavo preparando la tesi su di lui e quindi con il mio ragazzo mi sono presentata, io avevo una paura terribile, eccetera, mentre invece lui no, mi ha riconosciuto quello che chiedevo a lui, mi ha dato 100.000 volte di più, ma su un piano di uguaglianza, era veramente una... e chi ha fatto l'esperienza di Ricoeur ha fatto veramente l'esperienza di un pari, di un pari, tanto è vero che un collega dell'università facciamo, diciamo, chiedeva alla professoressa Prezzi, ma perché Ricoeur è amico della mia nota? Appunto, perché la mia nota non esiste, no? Perché Ricoeur è amico della mia nota? Ecco, questo per dire quindi che effettivamente il riconoscimento e dunque il riconoscimento poi evidentemente significa riconoscenza, e qui la parola francese tiene insieme i due significati, no? Reconnaissance significa riconoscimento, riconoscenza. Ecco, da questa reciprocità scaturisce poi quella che è la logica del dono, e spero di poterla analizzare un pochino meglio, ma insomma questa logica del dono in cui chi dà perché sta su un piano di superiorità in realtà poi riceve, perché la riconoscenza dell'altro è ciò che ci riconosce, è ciò che ci fa esistere. E ho i brividi quando penso che camminando nel giardino, appunto, a un certo punto mi prese la mano e mi disse: on s'approuve d'esister, noi ci approviamo di esistere. Cioè, effettivamente erano momenti stratosferici, cioè di un pensatore che appunto a 10 anni dalla sua scomparsa, per noi che abbiamo ora felicemente lavorato in lutto, ci dà la possibilità di continuare a nutrire la felice memoria. La felice memoria che è un qualcosa ancora da scrivere, non soltanto il già detto, ma quello che noi ancora dobbiamo fare a partire da quelli che sono stati i suoi insegnamenti. Allora vi dicevo, una notazione personale che tra l'altro gli amici hanno ospitato su Prospettiva Persona, all'indomani della scuola centrale testimonianza, la testimonianza di mia figlia, la quale è iscritta a fisica, un po' in crisi, andò a vivere per tre mesi con Ricoeur, ma insomma non era proprio tanto, insomma era un pochino in imbarazzo, perché insomma aveva 20 anni, quindi insomma era un po' così. Dice: certo, non sembra, anzi il titolo di questa testimonianza è Paul un nonno. Dice: certo, non sembrava poi così evidente il fatto di andare a vivere con Paul Ricoeur. Dice: anche perché dice, io non potevo proprio parlare con lui né di politica né di filosofia, erano questi gli argomenti preferiti, no? Né di politica né di filosofia. Cioè, ma per tutta quella mia agitazione mi ci sono volute veramente poche lezioni di francese per capire che in realtà lui stesso non credeva di essere superiore a me. Semplicemente parlavamo di altro, dalla fisica alla cucina, passando per la grammatica francese. Cioè, parlavamo di altro. Effettivamente quel percorso delle deviazioni cui accennava Giovanni Giorgio, cioè quella via lunga dell'attraversamento dei segni in cui io mi manifesto, era un attraversamento a tutto tondo. Paul Ricoeur non si interessava soltanto di incontrare l'altro sul piano, diciamo così, largamente umanistico, ma era interessato, era, come dice nell'autobiografia intellettuale, uno spirito curioso ed inquieto. Uno spirito curioso ed inquieto, per cui tutto lo interessava. E poi continua,
Lucilla, l'ho visto sorridere per un avvenimento buffo, l'ho visto preoccuparsi per i problemi della famiglia, agitarsi per le disgrazie che colpiscono il genere umano, e l'ho visto lottare quando la morte sembrava sovrastarlo. E per ogni situazione aveva un modo tutto suo di risoluzione, la riflessione seguita poi dal confronto con chi gli stava accanto. Effettivamente questo era il suo modo abituale. Il suo modo abituale era quello di riflettere anche nelle passeggiate che si facevano insieme. A un certo punto lui si allontanava, se ne andava. E onestamente lo lasciavano stare, ma tanto poi tornava, no? Dicevo, ma come quello che si perde, ma poi torna. E poi tornava e allora si cominciava il dialogo. Ricordo Ossia Antica, per esempio, parlava dell'immaginazione. Quindi del racconto, di questo intreccio necessario tra spiegare e comprendere, perché non si può prendere se stessi dentro un testo se prima non se ne definisce il contorno. Ecco, questo era Burricher. Allora, la reciprocità. Beh, la reciprocità in Parcours de la Reconnaissance finisce proprio così, che dice che la reciprocità è l'epilogo necessario della comprensione di se stessi, quel se stessi che attraversando i segni, attraversando i testi, attraversando le opere, torna a sé in quanto altro, torna a sé in quanto altro. Se come un altro significa proprio riconoscere l'alterità come costitutiva di se stessi. E allora voi capite bene che da un punto di vista etico-morale, questo ha delle conseguenze enormi. Se l'altro è costitutivo di me stesso, io non posso trattare l'altro se non come me stesso, se non come un alter ego, come me tu sei capace di agire, di parlare, di raccontare, di metterti in relazione all'interno delle istituzioni. Tu sei capace di scegliere il tuo, di tramutare la, il caso della tua fede, il caso della nascita, no? Era un caso, dice Ricoeur. La fede è un caso che si trasforma in destino attraverso una scelta costantemente rinnovata. Tu sei capace di fare questo, esattamente come me. E allora, esattamente su questo piano, la reciprocità è immediata, e la reciprocità a cui Ricoeur teneva, evidentemente, è la reciprocità tra gli eguali. La reciprocità tra gli eguali. Discutendo proprio in sé come un altro, all'interno della piccola etica che tratteggia in una maniera incisiva, no? Un aforisma immediato, ma effettivamente un programma. Vivere bene, cosa è, dice Ricoeur, la vita buona, l'orizzonte della vita buona, come lo possiamo caratterizzare? L'orizzonte della vita buona è vivere bene con e per altri all'interno di istituzioni giuste. Allora, vivere bene con e per altri significa proprio questo, significa riconoscere una reciprocità che non ammette differenze, e anche laddove come nel caso della persona sofferente, fate conto, c'è qualcuno malato in ospedale, io vado a trovarlo, dice, allora in quel caso la simmetria sembra così evidente, è chiaro che chi dà sono io che vado là. No, 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 e allora ve lo voglio leggere, perché io ho le mie piccole fissazioni. Dall'altro sofferente, quindi c'è una disparità, ma è apparente, dice il terzo. Dall'altro sofferente, infatti, procede un dare che non è precisamente colto nella sua potenza di agire e di esistere, ma nella sua stessa debolezza. Sta forse là la prova suprema della sollecitudine, che la disuguaglianza di potenza venga a essere compensata da un'autentica reciprocità nello scambio, la quale, nell'ora dell'agonia, si rifugia nel mormorio condiviso delle voci o nella debole stretta di mani che si servono insieme. Ecco, per me questa è una cosa, mi dà sempre i brividi, sto facendo tardi,
E perché non c'è un dare che non sia immediatamente anche un ricevere. La debolezza dell'altro che mi serra la mano mi riconosce, e in quel riconoscimento sta il suo dono, che paradossalmente diventa più grande del poco tempo che io passo al suo capezzale. Questa cosa per me è stata fondamentale nell'insegnamento, perché nell'insegnamento il docente sembra essere colui che dà. Ebbene, io ho scoperto che dai ragazzi ho ricevuto tanto e continuo ancora a ricevere tanto. Ecco, allora questa reciprocità mi dà la possibilità di pensare altrimenti la vita all'interno dell'istituzione. Una figura che è stata ricordata è quella dell'amicizia. Perché? Perché l'amicizia dà proprio questa possibilità di un rapporto paritetico. Quella amicizia per cui si dice nessuno ha un amore più grande di chi dà vita per il proprio amico. E Ricoeur all'interno di questa considerazione può pensare il perdono. Come lo pensa il perdono? In vari momenti è tornato sulla tematica del perdono. Uno dei primi momenti è stato proprio qui a Teramo, no? Quando nel nuovo ethos per l'Europa, nel nuovo ethos per l'Europa, parlava di tre modelli di incontro con l'altro. A quell'epoca c'era il problema della costituzione dell'Europa unita, ma se pensiamo bene a questi tre modelli possono essere applicati proprio all'incontro con l'altro in generale. E parlava del modello della traduzione, e aveva un'ammirazione sconfinata per l'Italia in cui si traduce molto, perché tradurre significa ospitare l'altro nella nostra lingua, lo scambio delle memorie. E lo scambio delle memorie aveva una importanza per Ricoeur proprio nella misura in cui si ha un dovere di ricordare il passato, ma se il passato, dice, non può essere cambiato, se ne può riscrivere il senso mettendosi dalla parte dell'altro, condividendo la storia dell'altro, soprattutto la storia delle vittime, quella storia che non viene raccontata, quella storia che ci vede debitori insoluti. Perché? Perché le vittime avevano fatto dei progetti, avevano delle aspettative nei confronti del futuro che evidentemente sono state disattese. Allora lo scambio delle memorie ci consente di riprendere quei progetti e di dare una sepoltura agli sconosciuti della storia. E allora, se siamo capaci di riscrivere il senso del passato, questo significa che possiamo aprirci all'esperienza del perdono. Tuttavia, il perdono è difficile, ci dice in tanti interventi e nella memoria, la storia obbligo. Il perdono è difficile perché? Intanto perché avete visto che nell'epoca dei media c'è una banalizzazione di tutto, insomma, no? Per cui hai perdonato, ma che vuol dire? Insomma, cioè, hai perdonato nell'attesa che quel perdonare significhi annullare la pena. No, riscrivere il senso non significa annullare proprio nulla, significa ricomprenderlo, e quindi eventualmente la pena la dobbiamo commettere con la riabilitazione e non con l'annullamento facile attraverso il perdono. Ma appunto, difficile il perdono, perché difficile? Beh, innanzitutto perché puoi incontrare lo scoglio dell'imperdonabile. Secondo, perché qualcuno deve chiedere il perdono, cioè io non posso perdonare se il perdono non mi viene richiesto, è una banalità come mercato. E quindi nella richiesta del perdono e nella difficoltà del perdono noi dobbiamo pensare, dice Ricoeur, alla luce di una logica altra, che è l'economia del dono, laddove il dono
dobbiamo riuscire a pensarlo al di là di quella valenza commerciale che appunto nell'universo mediale spesso comporta. Cioè c'è una valenza non commerciale del dono, che non significa che il dono sia gratuito senza richiesta di ricambio o senza speranza di ricambio o senza innescare il meccanismo del ricambio, ma dobbiamo vedere questo senso trasfigurato. E allora, dice Ricoeur, se noi andiamo a prendere il comandamento dell'amore ai nemici, comandamento impossibile lo chiama, no? Il comandamento dell'amore ai nemici, che però ci fa torcere lo sguardo. Dice, beh, non c'è nulla di più gratuito dell'amore ai nemici. È vero, ma qual è la speranza? È che l'amico, il nemico, si trasformi in amico. Quindi anche là c'è una reciprocità, anche là c'è una equivalenza che rende il circolo del dare, ricevere, contraccambiare un circolo virtuoso. Perché appunto anche questo circolo è asimmetrico. Ma allora, dice Ricoeur, la logica della sovrabbondanza del comandamento dell'amore ai nemici ci fa riscrivere anche la regola di reciprocità, che è la regola d'oro. Perché nella regola d'oro noi potremmo dire: io do affinché tu dia. Noi potremmo pensare questo. Alla luce della logica della sovrabbondanza, noi dobbiamo trasformare l'affinché in un poiché e dire: poiché ho ricevuto la vita, l'amicizia, l'amore, a mia volta io do. E qui si instaura quella che nella la vita, essere vivo fino alla morte, chiama una logica, un'etica relazionale positiva. E qual è l'etica relazionale positiva? È quella che a un certo punto, pur essendo vivi fino alla morte, si fa spazio, si fa dono della propria vita per chi subentrerà. Un'etica relazionale positiva in cui tutte le preoccupazioni che mi legano alla mia sorte, alla mia sopravvivenza, lasciano il posto all'abbandono, che Dio alla mia morte faccia di me ciò che vuole, io non reclamo niente. Ecco, per me, di fronte a questa ermeneutica che ci dà la possibilità di guardare altrimenti, la possibilità stessa che abbiamo di stare insieme, vi ringrazio di avermi dato questa possibilità. Come quando durante la seconda volta che stavamo a cena
che parlò della figlia disabile che aveva. Il discorso del perdono, ritroviamo qui un senso della grande testimonianza e intuizione contestata anche da non pochi cardinali di San Giovanni Paolo II durante l'anno della fede, l'anno del 2000, quelle richieste di perdono che giustamente potevano essere anche interpretate, che senso ha con, diciamo, la sapienza, l'intelligenza, la conoscenza di oggi, devo fare il mea culpa, perché in una logica storica, in un periodo, discorso di persecuzione, discorso di inquisizione e compagnia bella, ma tutte quelle richieste di perdono che non furono poche, furono diverse, e ricordo come anche certa stampa le ha in qualche modo o snobbate o criticate, però l'intuizione di Giovanni Paolo II la diceva molto, no? La sessualità è libera, in stare verità, e quindi è una ricchezza che veramente ci pone in questo cammino verso Firenze, perché in fondo il tema che cosa significa e cosa vuol dire? Quello che è stato il programma di Giovanni Paolo II, che è del ripreso dal Vaticano II, nella Gaudium et Spes, che l'uomo trova la piena, autentica realizzazione in Cristo. Cioè questo punto di arrivo, lo diciamo come cristiani, potrebbe essere uno slogan, se veniamo poi a viverlo come oggi in tanti contesti, devo dire qui grazie anche a tanti operatori della Caritas e non solo, questa relazione con persone che vengono da altre parti e trovano un'accoglienza dignitosa, una possibilità di sentirsi veramente a pari, credo che sia qualcosa di molto bello. Io vi ringrazio per il contributo che avete dato, anche queste provocazioni di riflessione che ci fanno molto bene. Grazie. Emilia, prego, Emilia. No, io ho pensato prima di chiederla, è una delle
ci è stato detto, la vita è un percorso di autoconoscenza, un percorso di autoconoscenza in cui tutte le nostre esperienze in qualche modo vengono osservate come se ci ponessimo di fronte allo specchio e in qualche modo da noi stessi mi pare aver capito interpretate, no? O no? Cioè viste, però allo stesso tempo in questo vedere mi sembra che noi le anche interpretiamo, cioè ognuno di noi poi nel corso della sua vita, più o meno, io parlo anche in termini psicologici per poco che ne so, che mi immagino nella testa di psicologia, ognuno di noi si fa una idea di se stesso, no? Allora, mi chiedevo, ma questa lettura oggettiva è veramente oggettiva? Se poi, quando io mi vado a confrontare con l'idea, con l'impressione che gli altri, che magari io non ho vicino a me, molto vicino a me, hanno un'idea diversa da quello che io ho, allora, questa oggettività veramente ce la possiamo riconoscere oppure no? Siamo uno, siamo 100.000, come diceva Portale, io non accetto che siamo 100.000, perché non è possibile che poi noi schizofrenicamente ci identifichiamo in tante personalità, però che in effetti a livello interiore io mi posso percepire in maniera, non lo so, rispetto alle aspettative che ho di me stesso, rispetto alle idee che mi sono fatto di me stesso, o rispetto a quello che voglio sembrare, perché noi spesso a volte ritorsioniamo la nostra esperienza in base a quello che vogliamo sembrare nei confronti degli altri, a quello che potremmo essere, che magari così logisticamente dovremmo essere, però poi alla fine non riusciamo a fare. Il senso lo troviamo, appunto. Ma è veramente il punto di domanda. Ancora qualche intervento? Gino, io penso che anche come ufficio se ci dici qualcosa non è sbagliato. Non vorrei sentarmi di argomentazione, forse non vanno parte di una pagante culturale, però un paio di domande. Perdono. Per che cosa? Perché? Che cosa c'è da perdonare? Sempre rimanendo nell'ambito del credo. Cioè c'è qualcosa che ovviamente ho fatto, una promessa non mantenuta, un impegno assunto e non osservato. Quindi chiederei in questo collegamento il perdono, la promessa, cioè, perché qual è l'oggetto della materia per cui deve essere perdonato e come il perdono, cioè, si ricollega all'identità di cui ha parlato all'inizio di Giovanni. Perché in fondo, come si connette all'identità, perché la mancanza di, come possiamo dire, di conseguenzialità, di coerenza per quello che io faccio delle mie opere, può minare anche la mia identità. Non so se sono stato chiaro. Un altro? Giulia? Tanto ringrazio, è stata una bella serata, anche io sono emozionata come penso anche voi. Volevo sottolineare questo aspetto della cultura e della filosofia come una grande unità. È una parola, diciamo, che usiamo nella morale come virtù, ma è anche un percorso della filosofia. Cioè, noi che abbiamo avuto modo di vedere quella parola, mentre studiava, vedevamo questo confronto col testo come veramente un sottoporsi alla fatica dell'incontro con l'oggettività, no? Di quel testo, da cui in qualche modo doveva trarre il massimo del senso possibile andando e ritornando, senza mai trattarlo in modo superficiale. No? Nel senso. Allora, quindi questo grande atteggiamento di sospensione, di attenzione per entrare veramente in attenzione dell'altro. Poi nei confronti dell'altro, qui è stata l'altra persona, è stato detto, noi possiamo assolutamente confermare, noi eravamo appena 12 ricercatori, eravamo e talvolta abbiamo portato da lui il presidente di facoltà, un lettore, assolutamente la prima cosa che aveva noi che erano amici. Questo consideravo lui. E quindi chiedere che cosa state studiando, di che cosa possiamo parlare. E questo atteggiamento, ma che non era dettato da un comando morale, ma da una vera presa di coscienza che siamo nella stessa condizione umana e che il nostro essere va vagliato dall'altro. L'altro me lo deve confermare, proprio dicevo prima, me lo deve confermare.
il mio pensiero, la mia interpretazione, e lo stesso atteggiamento nei confronti dell'altro, della creazione. E qualche volta noi abbiamo chiesto, ma non mi dicono che lei tira troppo in ballo, diciamo, i testi del cristianesimo? E lui ci diceva, per me assolutamente non è per me, la filosofia umana dice, parte da qualcosa. Il problema vero è non sta nel dire da dove partiamo, perché nessuno parte da zero. Allora, uno musulmano che mi dica, io parto dal Corano, cioè nel senso, ho come riferimento il Corano, ok, se non lo dice e lo vuole nascondere, allora diventa disonesto, diciamo. Ma non potrei non farlo a partire da tutto ciò che mi è stato dato, il compreso, anzi direi soprattutto, questo fiume di parola sacra, di rivelazione, che è la mia tradizione. E nel parlare con l'altro, nel sottoporsi all'altro, quando lui ricostruiva le storie, citava sempre un autore, adesso non ricordo bene, si chiama, che è tedesco, il cui libro intitolava Le storie intrecciate. E loro diceva sempre, la mia storia, io non posso mai ricostruire la mia storia senza metterci dentro chiamare il padre. Quindi io dico a uno, dimmi la tua storia, quello comincia a dire, sono nato da tizio, incontrato poi la madonna. Cioè io non sono un'isola, io sono questo insieme, io sono voi, ecco, sono voi che mi riconoscete. E questo riconoscimento, il maestro, lo sottolinea, la simmetria che diventa invece simmetria. Ed erano dei discorsi di reciprocità che andarono a sboccare nella posizione teologica. Lui era anche un teologo, era anche un teologo, ha avuto diverse esperienze. Però ha preso un dottorato. Il dottorato non si causa di me in teologia. Sì, è proprio che hanno riconosciuto questa sua capacità di fare queste anche volte in una nuova genetica, e quindi andavano a finire sempre nella posizione della Trinità. Proprio mi fece la prefazione ad Attilio, reinterpretò me stesso alla luce di questa triplice categoria, che era la categoria trinitaria e teologica, ma che era anche della sociologia e della filosofia la possibilità di lavorare alla predimensione. Punto della vostra competenza, grazie per le relazioni, punto della vostra competenza per capire che mantiene. In entrambi di questo, non terrei distinti veramente i casi di questo tipo, assolutamente, di rivelazione. Diversamente andiamo a mischiare cose che sono eterogenee, guardate eterogenee che poi il soggetto, come devo dire, fa proprie e realizza, no, che si contemporaneamente prevedendo i cittadini. Non è importante, per l'educazione. Posizione sociale che è stata votata in via diretta da
un'altra cosa. Questo, se può per cortesia precisare perché nel ritorno a me stesso io mi colgo con un altro, sa perché dico questo, cioè lei sa tutta la difficoltà che ha fatto Husserl, ma a partire da sé per fondare l'alterità presente, se l'alterità meditazione cartesiana è un disastro, cioè l'altro fa parte del mondo primordinale in quanto come corpo, ma come corpo, siccome è diretto da altro e non da me, allora non è un corpo come altro. Allora, però c'è questo, che io ho cercato di ricondurre l'altro alla mia identità in qualche modo, però poi lo devo affrontare come altro, come estraneo, per cui dico che è comandato da fuori, al punto tale che questo gli dà la oggettività, cioè il mondo primordinale soggettivo, il suo è soggettivo, quello affrontato da noi due diventa oggettivo. Insomma, se io sono stracco, io non sono in assoluta evidenza, ma sono sbagliato. Un momento di un altro che mi conferma, allora arriva un'oggettività. Oggettività che è, non ho, che è intersoggettività qui, non nel caso di Husserl. Cioè la definizione di verità di Husserl è la verità di tutti i soggetti. Allora cerca di fondare la pluralità di soggetti. Però questa pluralità di soggetti deve essere a sua volta fondata da altri soggetti, non arriva fino a fondo. Sto seguendo anche in parte la comunità con il formamento anche prima sua, perché è anni 70. Quindi se un po' precisare questo. Una domanda più strana questa. Dunque, per fare un linguaggio, non ho detto la mia ignoranza infinita, solo la metà della vita. E lì mi ha impressionato, ma non mi ha convinto, il linguaggio metaforico è un linguaggio che è esso stesso denotativo, cioè come dire che il denotativo non finisce con il linguaggio proprio, con il linguaggio della scienza, eccetera, ma anche il linguaggio poetico è denotativo, ma è denotativo di un mondo che è quello del poeta, no? Sì, che però non esiste oggettivamente. Allora è denotativo sì, ma è denotativo non di un mondo oggettivo. Non sai perché? Perché scrivono la tristezza del poeta e la tristezza del mondo, del suo mondo. Quindi, ed è così vero che c'è un po' questa lega in Ricoeur, che perché richiede la concettualizzazione sia il ricevimento, non uno. Perché no, non è un ricevimento. Cioè, esiste allora. La metafora fa riferimento alla realtà vivente, la quale la realtà vivente è complessa, eccetera, eccetera, e non può essere definita se non definita. Con distanziamento abbiamo una oggettività attraverso il concettuale, che però risulta alla fine essere inadeguato, per cui dovendo pensare ancora, ritorna a un'immagine di secondo grado, un'immagine ulteriore rispetto a pensare. No? Allora è vero questo. Personalmente credo di no, cioè questa referenzialità ontologica generalizzata anche al mondo della poesia, diciamo, la stessa musica, eccetera, eccetera, credo che non vale, no? E non vale soprattutto per quanto riguarda la divinità, per cui, insomma, lui tende a dire che ciò che è poetico, è allusivo, è aperto, eccetera, per cui per quanto riguarda la divinità, forse il metaforico dice qualcosa di più dell'analogico. Credo di no, perché il metaforico viene discriminato dal concettuale. Cioè io posso dire che io è, come dire, la luce, prodotto di spirituale, non posso dire che io è il fango. È caro, posso dire. Perché? Perché ho un'idea di Dio come spirito. Cioè questa, come dire, sopraffabulazione del metaforico è portata poi a quello che si conosce. Bene, grazie. Ci vorrebbe un altro convegno, ma comunque il prossimo. Se non ci sono altri interventi, facciamo tiriamo la conclusione in ordine inverso. L'ultimo l'hanno dato sempre. Io comincio e poi vado. Va bene, allora.
cioè a livello interiore mi percepisco quello che vorremmo essere, queste due espressioni, a livello interiore mi percepisco così così. È proprio questo che non funziona. Cioè che a livello interiore io mi percepisco, nel senso che faccio una lettura interiore di me stesso, una introspezione, perché io diffido profondamente della nostra introspezione. E la nostra introspezione noi ce la prendiamo tutte le storie che vogliamo, e ce la decidiamo, una qualche ragione ce la proviamo. Allora è proprio interloquire con l'altro, cioè è proprio l'altro che forse nella mia esposizione sono stato troppo centrato su di me, troppo centrato su di me, evidentemente non così male. Ma quando parlavo delle opere, quando parlavo delle nostre oggettivazioni, non parlavo solamente di mie, cioè oggettivazioni, evidentemente, ma dei testi che tutti noi produciamo. Sicché io nel testo, nell'alterità del testo, posso trovare profondamente una critica a me. E allora in questo continuo dialogo che si fa la mia identità, non nella, diciamo, nell'autoreferenzialità, assolutamente, assolutamente. Se ho fatto capire questo, non sono stato fedele, se no, no, ecco, io volevo focalizzare questa cosa, insomma, perché sembra che per il lei proprio con questo discorso superi il suo sì, ma da sé, cioè, radicalmente non supera il solipsismo, perché come si diceva prima, quando racconto la mia storia, alla fine, racconto sempre la storia di incontri, di eventi, di altri che sono dentro la mia vita, no? Non sono spettatori della mia vita, molte volte sono protagonisti addirittura più di me nella mia vita, no? Ecco, quindi spesso io sono solo co-protagonista e co-autore della mia vita. Vabbè, io mi prendo di qua. Ma... Il processo nasce molto Daniela, no? Tutte le domande sono interessanti e degne di una riflessione ulteriore. È interessante una domanda appunto richiede la Francia, no? È vero, in quel periodo poi dicevamo prima, adesso non ci sono più grandi maestri in Francia, in quel periodo ce n'erano tanti, a Iosa bisognava anche in qualche modo, bisogna dire che infatti la fortuna di Righieri è stata tardiva, appunto perché c'erano queste mode, no? Sartre, Merleau Ponty, questi autori molto più così presenti nei media, eccetera. E è stata tardiva, però forse più duratura, perché appunto dicevamo adesso se si va in Francia, nelle librerie, tutti i testi dice, perché è stata tardiva? Forse perché era appunto un pensiero che bisognava dire, penetrarlo, avvicinarsi con pazienza, come lui dice, della ricerca che deve essere fatta con pazienza. In qualche modo le due, io le ho avvicinate, constatando questo percorso parallelo, anche a Levinas. Anche a Levinas è stato conosciuto tardi rispetto appunto agli anni in cui loro, sia Levinas che Righieri, avevano tradotto, appunto avevano introdotto Husserl in Francia, insomma avevano fatto delle opere anche importanti, però non erano molto conosciuti. Poi dopo appunto sono stati riscoperti quando questi altri non sono stati più di moda, tipo Sartre, eccetera. Quindi è una fama, una conoscenza tardiva, quella di Righieri, forse più conosciuto in Italia, ma poi è stato appunto, dicevamo anche prima, ci sono stati degli episodi anche teoricamente antipatici in Francia nei confronti di Righieri, teoricamente dico adesso. A parte la questione di Nanterre, della contestazione studentesca che è stata grave, però teoricamente, perché quando è uscito il libro appunto sul Freud, l'hanno attaccato i freudiani, in particolare con i lacaniani, in una maniera vergognosa da un punto di vista di scambio intellettuale, no? E questo è stato gravissimo, e appunto è interessante che come dire, non dico che gli abbia perdonati, però l'ha vissuto in maniera impieta, in America, a Chicago, ma insomma in qualche modo appunto anche elaborato la difficoltà continuando per la sua strada, cioè non facendosi influenzare. E l'altra cosa che volevo dire, poi lascio tante cose si potrebbero dire sull'identità, ma io non sarei così d'accordo, anche perché non è così facile separare filosofia e teologia, e nessun pensatore che sia credente, adesso non è una questione cristiana o non cristiana, ma un pensatore che sia credente non è facile, perché
perché era appunto inizialmente aveva dichiarato questa netta separazione, assolutamente, poi anche chiarito per chi l'aveva fatto, perché doveva in qualche modo essere accettato nell'ambiente laicista e della Francia e della Sorbonne. Però poi comunque un pensatore e una pensatrice, vorrei dire, che sono credenti, non riescono a separare così questi due ambiti. E secondo me la soluzione hegeliana, io la porto sempre, per esempio, la soluzione diciamo finale di Ricoeur è quella della donazione reciproca, della circolarità virtuosa tra critica e convinzione. Perché appunto noi partiamo, non partiamo da niente, perché l'ha detto tante volte, la filosofia parte dal giallà, appunto, e quindi nel caso specifico di un pensatore o di una pensatrice credente, partiamo da certi testi, da certi appunto dati di fede. Partiamo, possiamo mettere tra parentesi, però poi non ci arriviamo, lasciamo sempre tra parentesi. E quindi si crea questa sorta di circolarità o donazione reciproca, appunto, secondo me è importante, tra convinzione, cioè il dato di fede, e critica, cioè quindi atteggiamento filosofico, donazione reciproca. Quindi io li metto in relazione. Tenerli separati è più facile, diciamo, per un pensatore ateo, chiaro, diciamo, guarda la teologia con occhio d'estraneo, ma per un pensatore cristiano è più difficile mantenere questa posizione. E ripeto, Ricoeur aveva iniziato si era avviato su quella strada di tenerli separati, però poi lui stesso, le citazioni sono tantissime, no? Queste due mie dipendenze mi chiamavano in causa, tant'è vero che poi arrivava all'espressione, a parte critica e convinzione, all'espressione di Brandt, il cristianesimo del filosofo, cristianesimo del filosofo, né filosofia cristiana né altro, che sappiamo Heidegger con una critica di filosofia cristiana, cristianesimo del filosofo, appunto, ha detto che è un simbolo. Quindi il cristianesimo del filosofo è questo atteggiamento di donazione reciproca tra critica, tra convinzione e critica. Credo che secondo me quella è una strada molto, molto, molto ricca, molto feconda, molto positiva. E poi appunto l'ultima cosa sull'umiltà di Ricoeur, l'abbiamo detto, e mi diceva appunto qualcuno che l'ha visto negli ultimi anni, che lui voleva scrivere un libro su Edipo, ma che andava in giro con dei valigioni pieni di libri, perché dice finché non ho letto lui, Ricoeur, che era Ricoeur, che sappiamo riconosciuto appunto, che dice finché non ho letto tutto quello che è stato scritto su Edipo, io il libro non lo scrivo. Tutti a dirgli, ma scusi, ma ci sta, lo scrivo, che bisogno c'è che lei si legga tutto. E invece Ricoeur era così, doveva leggere tutto. Il perdono, comincio dal perdono, però poi dopo vorrei andare sul secondo atto, perché effettivamente un po' l'abbiamo svegliata un po' troppo sta questione. E allora il perdono, ma evidentemente abbiamo parlato del perdono che incontra l'imperdonabile, quindi che cosa? Deve essere una cosa seria e deve essere qualcosa di accaduto. Non possiamo fare come il marchese del Grillo, che diceva ho fatto una cosa cattiva, 4, 5, 6, ehi, confessore. Dice, ma questo è quello che faccio dopo? No, non posso perdonare, no, comunque, per dire, indubbiamente il perdono difficile è il perdono che incontra l'imperdonabile. Ora l'imperdonabile, noi storicamente ne siamo ancora testimoni. Noi sappiamo che gli ebrei non hanno perdonato i tedeschi, ma è anche vero un'altra cosa. Quando gli ebrei dicono nessuno ci ha mai chiesto perdono, cioè il perdono difficile è effettivamente il perdono che si misura sull'imperdonabile di diritto, che poi può essere perdonato eventualmente di fatto riscrivendo il senso del passato, recuperando il passato dalla parte delle vittime, riconoscendo il debito che noi abbiamo nei confronti della storia. Nella memoria della storia d'oblio c'è una melodica, ogni tanto mi piace dire che ci sono delle cellule melodiche nel pensiero di Ricoeur, è quella della figura dei più vicini, le prosci, i più vicini. Chi sono i più vicini? Sono coloro che appunto, essendo i più vicini, mi approvano di esistere,
sono coloro che mi raccontano la mia nascita, che io non ricordo, sono coloro che portano la mia memoria dopo la mia morte. Questi sono i più vicini. E a un certo punto, a mio avviso, Ricoeur demanda allo storico di farsi il più vicino delle vittime del passato, il più vicino di coloro che non hanno volto, il più vicino quindi di attraverso che cosa? Attraverso proprio la scrittura della storia e attraverso le scritture che la storia, che la lettura della storia produce. Pensa per esempio ai romanzi, ai saggi, ai film, no? Cioè quindi questo debito di riconoscimento di chi si fa più vicino di chi non ha avuto nemmeno il pietoso gesto di una sepoltura simbolica evidentemente, ma è il pietoso gesto di una sepoltura. E allora il perdono è il perdono difficile, è il perdono difficile che può essere inevitabilmente, indubbiamente, indiscutibilmente, anche il perdono che si richiede, che ne so, qui stiamo parlando da cristiani, andiamo a prendere l'esempio per esempio di una coppia. Il perdono, quante volte all'interno di una coppia ci si deve perdonare? E può essere difficile il perdono all'interno di una coppia, può essere difficile il perdono tra due amici. Ora è chiaro che qui Ricoeur parla da filosofo, dunque parla di un come possiamo chiamarlo, di un universale, diciamo così, che però non vuole mai che sia astratto, ma vuole sempre che sia agganciato alla realtà. Il perdono di una colpa, indubbiamente, il perdono di un torto, il perdono di un delitto. Qual era, per esempio, per Ricoeur, un esempio storico convincente di questa possibilità del perdono? Lo cita anche a Teramo, l'esperienza della commissione per evitare la riconciliazione nel Sudafrica di Nelson Mandela e Desmond Tutu. Perché? Perché appunto in quella esperienza, adesso i giovani forse non lo sanno, non se lo ricordano, eccetera, però cosa fecero Nelson Mandela e Desmond Tutu all'indomani dell'apartheid? E cosa fece l'apartheid? La figlia, l'indomani appunto. Cosa fece? Si trovavano a dover giudicare qualcosa come 22.000 e rotti casi di assassini, stupri, violenze, crimini mostruosi, crimini orrendi. E effettivamente una giustizia nel senso usuale del termine non sarebbe stata possibile, e non sarebbe stato neanche degno un'amnistia generalizzata. Ricoeur dice che l'amnistia è una amnesia istituzionale in cui si fa divieto di ricordare la colpa, cioè in cui si cancella non soltanto la pena ma si cancella anche la memoria. Quindi questa è una esperienza. Ora, per cui questa commissione, vedete i termini che utilizza, verità e riconciliazione. Allora, verità significa riconoscimento del crimine, cioè riconoscersi criminali e chiedere perdono alla vittima. In vista di che cosa? In vista della riconciliazione. Questo è chiaro, a un certo punto la sono andata a vedere, è proprio legato alla, diciamo così, mentalità ubuntu, per cui all'interno di una comunità se qualcuno soffre, tutti soffrono, dunque se soffre il colpevole, tutti gli altri soffrono, perché è all'interno, quindi è chiaro che c'è una mentalità differente dalla nostra, assolutamente differente, tuttavia questo ci dà la possibilità di pensare che il perdono è possibile.
Il perdono non è uno sconto, il perdono è un riconoscimento che conserva la memoria e casomai sulla memoria costituisce l'oblio di riserva, dice Viterbo, cioè l'oblio felice, quell'oblio che non cancella, che conserva, ma che non fa dell'oblio una vendetta, un rancore, una coazione a ripetere. E dunque proprio per questo dice che l'oblio è una elaborazione del lutto, laddove il lutto non significa cancellare la memoria, ma conservarla in maniera pacificata. Questo per quanto riguarda il perdono. Il perdono poi è quella categoria fragile in che maniera si riconnette al mantenimento di se stessi. Beh, io qua vorrei riprendere un'altra figura, che è la figura della promessa. E devo fare una deviazione all'interno di sé come un altro, altrimenti effettivamente qua non ci si capisce. Ora, giustamente, quell'io, chi sono io, che il filosofo pone come domanda, evidentemente non sono io empirico, insomma io Daniela, cioè sono io Daniela Giannotta, ma nella misura in cui dico io, e anche tu dici io quando parli a me, che divento accusativo, no? Complemento oggetto, no? Complemento di te, scusate. Ecco, a un certo punto, allora, cosa dice la deviazione attraverso i segni, i simboli, le opere. Ma il soggetto, dice Ricoeur nel conflitto delle interpretazioni, che si recupera a partire dai segni, i simboli, le opere, non è più un io, ma è un sé. E dunque uno che è spossessato della prima persona, quindi è un sé. Questo cammino che comincia nel conflitto delle interpretazioni finisce in sé come un altro. Perché poi dopo sé come un altro, ormai sé come un altro l'abbiamo acquisito, diciamo così, e comincia un'ermeneutica dei frammenti, come dice no, al suo intervistatore nella critica e la convinzione. Io non pongo mai problemi di massima, come che cosa è l'essere, io mi pongo problemi particolari. Come si amministra la giustizia, che significa la giustizia non violenta, che cosa vuol dire incontrare l'imperdonabile, insomma, sono problemi particolari. Allora, se come un altro è una specie di discrimine, perché? Perché in sé come un altro, questo passaggio dal soggetto al sé viene analizzato. Testiamo, perché appunto con questa idea di doversi confrontare con tutti, leggere tu, e il confronto con la filosofia analitica, non mi posso esprimere, ma vi assicuro, è proprio una cosa faticosa. Insomma, e però perché il confronto con la filosofia analitica? Perché è disciplina del pensiero, quella è l'oggettività di cui parla Giovanni Giorgio, non è altro. È la disciplina del pensiero. La disciplina del pensiero è la grammatica. Se voglio parlare in italiano, io devo parlare la grammatica. Secondo la grammatica, la sintassi, più o meno, voglio dire, no? Però devo parlare in italiano, se no un altro non mi capisce. Se io parlassi in cinese, non qui, tranne una persona forse che l'ha studiata, insomma non ci capirebbe niente. Cinese è una persona. Ma io non lo so, io non posso parlare in cinese. Però per dire, e allora è la disciplina del pensiero. Allora, di fronte a questo cogito che viene ferito, spezzato, e che però porta poi vince alla pazzia, se deve riconoscere che insomma non ci libereremo mai del soggetto, poiché non ci libereremo mai della grammatica. E Nietzsche a quel punto diventa apolo, ma questo è il tragico del pensiero. Allora, di fronte a questo, Ricoeur cosa dice? Non un cogito umiliato, ma un cogito spezzato. Cosa significa? Significa che io mi metto in cammino per vedere che cosa succede quando io voglio parlare di me. Cosa può
posso dire? E allora fa questo percorso. Posso dire che sono una persona. È un riferimento identificante. Cioè sono una persona e non sono una cosa. Che cosa significa che sono una persona? Basta per dire chi sono io? Evidentemente no. Basta, così come non basta dire che sono Daniela Iannotta, anche se è vero, sono Daniela Iannotta dalla nascita alla morte, anche se ho un codice genetico dalla nascita alla morte, anche se ho un carattere che insomma va più o meno peggiorando, ma non migliora mai, voglio dire, insomma, ma è quello dalla nascita alla morte. Quindi questo è vero, Ricardo lo chiama idem, cioè è sempre il medesimo. Non lo posso cancellare, ma basta per dire chi sono io? No. Allora facciamo questo percorso schiantante. Allora, io sono una persona, basta? No. Allora cosa posso dire? Che cos'è la persona? Ma devo dire che se parlo di una persona devo riconoscere due serie di attributi, degli attributi fisici e degli attributi psichici. Basta questo? No. Devo dire che gli attributi psichici li riconosco in me e sono sentiti, li riconosco nell'altro e sono osservati. Ma quando li riconosco? Quando parlo con l'altro. E nel parlare con l'altro che cosa incontro? Incontro la commutatività dei pronomi. Sono io che parlo a te, ma quando tu parli a me sei tu che dici io. Cioè, i pronomi quindi già mi portano a non poter ipostatizzare l'io in una persona grammaticale. Non solo, ma se io considero che parlare è anche fare, e qui ripeto chiaramente la presente, la performatività ostiniana con cui si confronta, che è molto interessante tra l'altro, quindi se io nel parlare agisco, che cosa significa agire? Significa fare qualcosa a qualcuno. Infatti il performativo è quello in cui io mi impegno, ma se faccio una promessa la faccio a un altro che la deve accettare. Se io faccio una scommessa la faccio con un altro che deve accettare la scommessa. E tutto è regolato da una certa istituzione sociale che su queste regole stabilisce i ruoli e stabilisce che certe cose, in certe situazioni, certe parole, in certe situazioni valgono come promessa, ti prendo come mio sposo e allora ci deve essere prete, oppure ci deve essere capitano della nave, oppure ci deve essere zio. Cioè, allora, in questo cammino che cosa fa Ricoeur? Vede che ogni volta che io tento di parlare di un soggetto trovo sempre un altro con cui questo soggetto è in relazione, come parlante, come agente, come agente chiaramente e sofferente. Poi là si apre tutto il discorso etico morale. Perché io sono capace di parlare, sono capace di agire, sono capace di raccontarmi, ma nella capacità di raccontarmi io ho la capacità, il discorso sulla metafora purtroppo è troppo lungo, quindi siete, per piacere concentriamoci soltanto sul racconto e magari insomma, su questa capacità di raccontarmi che cosa mi porta poi a un momento etico morale? Il fatto che nella cinta irreale del racconto, dove la referenza metaforica è una referenza di secondo grado, cioè è il mondo del testo, non è il mondo ordinario e non è nemmeno il mondo della fede, è il mondo del testo. È quel mondo per cui, se parliamo di Cappuccetto Rosso, il lupo è l'antagonista. Se invece prendiamo i fioretti di San Francesco, il lupo e il fratello. Sono due mondi diversi, non li posso mescolare. Hanno due universi distinti di discorso. Allora nel mondo del testo io come sono compreso? Perché all'interno del mondo del testo io posso fare un laboratorio del giudizio morale. Cioè io mi posso esercitare dentro al testo
a valutare le azioni, i personaggi, a vedere eventualmente situazioni che per me sono nuove e posso sperimentare sul modo come se la mia capacità di agire, la mia capacità di ricomprendermi, quindi la mia capacità di rivedermi. E ognuno di noi penso abbia avuto un romanzo, un film, un racconto che gli ha cambiato la vita, no? Quando si dice ma ha cambiato la vita, ma che vuol dire? Vuol dire che ha agito su di me in modo che io mi ha però mi dà ancora, magari dobbiamo a loro di organizzare qualcosa. Ma questa è meravigliosa, diciamo, prospettiva. Noi abbiamo un giubileo della misericordia, quindi un approfondimento sul tema del perdono potrebbe essere un contributo che come ufficio legislativo della cultura potremmo proporre e riportarlo. E poi io credo che si è aperto anche tutta una prospettiva relativamente proprio al vivere sociale in cui noi stiamo coinvolti, cioè in questa prospettiva di conflittualità esasperata, cioè di conflittualità esasperata dentro i partiti, dentro le famiglie, dentro i condomini. Non ne parliamo, ma poi adesso con tutte le corruzioni che nel frattempo emergono, quindi le arrabbiature continue delle varie corporazioni, insegnanti, cioè c'è una conflittualità esasperata. La parola perdono, anche se non la spieghiamo, per il momento lasciamola come prospettiva, lasciamola come possibile, lasciamola come c'è richiesto, perché tu vali di più della colpa che commessa. Forse questo è anche un altro contributo, tu vali più della colpa. E questa è anche un'altra prospettiva di umanesimo cristiano che credo può essere utile, diciamo, strumento da portare nella